solo il lavoro di Dio. Quello che personalmente penso dei terroristi è che sono disgustosi, spregevoli, orribili, squallidi, depravati e in generale nauseabondi. Il peggiore è Dante. Il mondo intero trarrebbe grande vantaggio dalla sua non esistenza. Questo è un recente video veramente scioccante del terrorista conosciuto come Dante, al molo di Belmont. Dunque, cosa sappiamo di questo Dante? Si sono fatte avanti diverse persone e gli investigatori hanno ricostruito una scioccante storia di violenza. All'età di 8 anni ha aggredito e ucciso la responsabile dell'orfanotrofio Santa Lamia. Era conosciuta come una dolce anziana signora che adorava lavorare con i bambini. Tra gli 11 e i 15 anni è fuggito da non meno di 8 strutture di detenzione giovanile, spesso realizzando attacchi umilianti e brutali contro il personale della prigione che stava solo svolgendo il proprio lavoro. Tra i 16 e i 17 anni è entrato in alcune gang e nel traffico di droga e si crede che sia responsabile di oltre una dozzina di omicidi. E la cosa peggiore è che era un frequentatore dei distretti più malfamati della città. Diffondeva rapidamente malattie venere della peggior specie. Sono il migliore, Bob? Questa è una notizia bomba, Bob! Ha iniziato a uccidere gente. A un certo punto mi ha guardato dritto negli occhi. È stato terrificante. Aveva dei veri e propri occhi da pedofilo. Ho visto una ragazza che, tipo, pregava per la sua vita. Ma, tipo, lui ha detto che l'avrebbe uccisa comunque e l'ha uccise. Cioè, davvero. Dopo quell'orribile attacco, si è scoperto che Dante è coinvolto nell'organizzazione terroristica chiamata L'Orso. Ho un messaggio per l'Orso. Il mondo intero mi sta cercando. Ogni telecamera, ogni angolo di strada, ogni forza di polizia nel paese e in tutto il mondo. Vi troveremo. Vi
distruggeremo. È solo questione di tempo. Qui Bob Barbas, Raptor News Network. Svolgo solo il lavoro di Dio. Interrompiamo la trasmissione per le ultime notizie. L'organizzazione terroristica responsabile dei recenti attacchi è stata individuata e le squadre SWAT stanno sferrando l'attacco proprio ora. Sappiamo che due dei terroristi identificati in queste immagini si trovano nell'area. Bastardi! Un terzo terrorista è stato bloccato in un'altra zona in una diversa operazione di polizia. Statene certi. I responsabili saranno consegnati alla giustizia da un momento all'altro. Vivi o morti? Qui Bob Barbas, Raptor News Network. Svolgo solo il lavoro di Dio. Vaffanculo! Non avete scampo! Tutti voi! Ultime notizie, Bob! Sei licenziato! Ah!